Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Migliorare i giardini di Piazza Castello recintandoli ed arricchendoli con giochi per i bambini, più panchine per gli anziani e più verde per tutti. È questo l'appello di Guido Schiavo, il giardiniere novantenne che negli ultimi giorni ha invaso Voghera con manifesti e volantini con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su quello che per lui è un grandissimo desiderio. Cosa la spinge ad essere così appassionato a questa questione e a questa iniziativa? Prima di tutto io sono amante della natura, poi mi urta tanto, tanto di questi tempi, quando le cose facili le fanno difficili, perché io sono convinto che le cose sono facili se uno ha voglia, diventano difficili perché non hanno voglia. Un sogno che ha trovato manforte in oltre 3.250 vogheresi che hanno sottoscritto una raccolta firme ideata proprio dal signor Schiavo, portata avanti con il sostegno di oltre 70 tra attività e personalità cittadine. Beh, non poteva raccogliere anche di più, ma vede che io sono invalido il 100% con accompagnamento, con l'ossigeno, però io mi piace la natura, soffro quando vedo questi bambini che passano, quei passaggini, questi piccolini, che so che non li portano a dove dovrebbero vivere, cioè svilupparsi. E io per quello che io voglio, questa piazza qui, bella, verde, con tanti bambini che giocano, gli anziani. Ah, quello che voglio dire una cosa al comune, che loro non è che sanno tante cose. Voghera, una città di anziani. Io ho tanti lamenti di questi anziani che non ci sono panchine sufficienti in giro. Non escono di casa, vorrebbero una panchina sotto, scendere e parlare con gli altri. Guardi, me credo, guarda, Voghera ci sono tanti di questi oltre 70 anni. Non ci vogliono tanti soldi per fare una panchina. Quindi più panchine e più verde. Mi sembra molto chiaro. È bello il verde. Sono d'accordo con lei e sono d'accordo anche oltre 3.000 vogheresi, quindi insomma speriamo che l'amministrazione riesca a realizzare insomma il desiderio di questo signore che ovviamente si fa da portavoce di tanti altri cittadini. L'appello alle autorità del signor Schiavo, che già nel novembre 2016 aveva attirato l'attenzione di Carlo Barbieri, in quel momento commissariato, facendogli promettere un incontro qualora avesse vinto le elezioni, comprende anche la realizzazione di un monumento nazionale dedicato all'arma dei carabinieri, da realizzarsi proprio nella sua amata Piazza Castello. I carabinieri, io guardo, ho fatto le carabinieri, mi ha dato tutto la vita e io non ne sono riconoscente, ma so il pericolo e il sacrificio che fanno, ma voi non avete un'idea, fanno una vita da cane, io dico l'ammazzano, poveretto, perché rischiano per il bene nostro, facciamo un monumento nazionale. Dobbiamo coinvolgere, come diceva giustamente il signor Schiavo, i supermercati. Come supermercati hanno occupato il nostro territorio, e non solo il nostro, perché purtroppo è una realtà diffusa, e devono insomma contribuire in qualche modo a renderlo più dignitoso, più bello, memore di quanto hanno fatto i carabinieri, e hanno fatto molto. Pieno sostegno anche da Pierezio Ghezzi del Partito Democratico, che si riserva di attendere e valutare le prossime mosse dell'amministrazione. Nel frattempo, al grido di basta supermercati, Guido Schiavo consegnerà le oltre 3.000 firme all'ufficio protocollo, nella speranza che il sindaco Barbieri mantenga la promessa fatta nel 2016. Io queste cose qui non mollo, non so, queste devono essere fatte perché si possono fare. E finché sono vivi io combatto, guarda, io sono un guerriero. Combatto. Posso chiederle quanti anni ha? 90, li compie a novembre. È riuscito a creare tutto questo e raccogliere più di 3.000 firme? Sempre.